onestamente possiamo dire quello che vogliamo, il risultato ce lo portiamo chiaramente a casa, non abbiamo rubato niente, siamo stati cinici, siamo stati bravi, siamo stati meno bravi una volta a ripartire sul 2-0 nell'ultima scelta, nell'ultimo passaggio, e questo no, non mi sta bene. Poi ogni tanto stacchiamo la spina e oggi Ferrari, faccio i complimenti al ragazzino, 2006 Ferrari, e in qualche situazione ha evitato il 3-2 che poi dopo riapriva la partita, poi può succedere tutto, ma come l'ultima palla, il colpo di testa, la disattenzione quella, perché poi alla fine non cambia niente, siamo sempre schierati allo stesso modo dalla prima giornata a oggi, è il momento che cali la tensione, l'avversario ti può punire, anche perché la Benga non ci ha regalato niente, attenzione, cioè non è che dobbiamo stare a dire che ci hanno regalato, la Benga ha fatto la sua onesta partita, Varese ha sfruttato abbastanza bene le occasioni e poi nel momento magari più difficile della partita ha cercato di chiuderla, ma poi siamo ripartiti sul 3-1, 3-4 volte, in 4 contro 2, in 5 contro 2, cioè una cosa incredibile, ma le ultime scelte non si possono sempre sbagliare, è andata bene, perché se poi la partita finisce 3-3, per assurdo, siamo qua a dire Varese con poca condizione fisica, Varese che ha mollato, ma c'è cioè Varese di qui, Varese deve migliorare sotto questo aspetto. Se pensavano i giocatori domani in giorno di riposo, domani ci alleniamo e vediamo dove abbiamo sbagliato per poter migliorare in conseguenza delle prossime partite, perché sennò è inutile, sennò buttiamo via del tempo. Io sono abbastanza meticoloso su questo aspetto. Poi c'è l'avversario, fa gol l'avversario, complimenti, vince l'avversario, complimenti, ma così no, non si può regalare. Adesso, c'ho due o tre giocatori che ogni volta, voglio dire, prendevano palla sulla riconquista, la danno loro, perché? Una gestione sbagliata, e non va bene questa cosa, non va bene.